due parole sul lavoro di informazione, cioè sui siti, blog, pagine Facebook che abbiamo, che ciascuno poi può andare a cercare così. È un blog molto documentato, è sicuramente questo, il Riccio Corno Schiattoso. Beh, il nome è un pochino ironico, però è davvero molto documentato. Gli amministratori hanno tradotto materiale sulla bigenitorialità degli stati esteri, dove questa situazione è stata applicata prima che in Italia, poi si sono accorti dei danni che stava facendo ai bambini la bigenitorialità e hanno fatto rapidamente marcia indietro. E affianchiamo questo blog con un altro, Info Bigenitorialità, e questo è più centrato proprio su queste questioni. E Voce 1 che abbiamo aperto così, padri separati, un pochino per contestare la mistificazione che viene fuori sistematicamente da parte di queste associazioni di padri separati. E ci si trova anche qualche poco di satira così. Un altro blog è questo, Nuovi Orizzonti, di un amico di Torino, e si occupa soprattutto di violenza sulle donne. All'interno di questo blog abbiamo aperto, diciamo, un nostro spazio, False Accuse, dove stiamo man mano pubblicando estratti delle CTU, estratti delle relazioni dei servizi sociali, proprio per mostrare come la realtà venga mistificata. E questo è un sito che nacque per fare una corretta informazione sulla PAS, la sindrome di alienazione genitoriale, che si è arricchito man mano di parecchia documentazione. Siamo collegati con altri blog femministi, tipo questo Metaforum, questo qui, un altro genere di comunicazione. E tutto quanto il materiale, poi come al solito, no, sarà pubblicato in internet, insomma, poi daremo i link con l'associazione, quindi chiunque potrà reperire queste informazioni. Veniamo alla falsa malattia. Cos'è la falsa malattia? La sindrome di alienazione genitoriale. Non so quanti di voi la conoscono, quanto sia nota. E in parole povere consiste in questo, cioè nel momento in cui il bambino esprime il rifiuto verso la relazione con un genitore, rifiuto dietro il quale ci possono essere 10.000 cause e motivazioni, secondo chi ha inventato questa teoria e chi la sostiene, la causa del rifiuto è sempre la manipolazione da parte del genitore, diciamo, protettivo verso il bambino. E questa è fonte di numerosi danni ai bambini e al genitore che li protegge. Ora, contro questa pasta abbiamo aperto una battaglia sistematica e siamo arrivati, questo è diciamo un documento del Ministero della Salute, ad una interrogazione parlamentare al Ministro della Salute all'epoca, parliamo di ottobre 2012, e il Ministro nella sua risposta, che è molto lungo e si trova sul web, è ancora presente, ho riportato solo questo pezzo, dice che non ha nessuna base scientifica, ce lo dice la massima autorità sanitaria italiana. Nonostante questo, c'è tanta gente che continua a dire no, la PAS esiste, la PAS colà, la PAS così. E a questo è di ottobre 2012, a marzo 2013 c'è stata una sentenza della Suprema Corte di Cassazione in una vicenda di questo tipo, di affidamento, conflittuale, e in primo grado in appello hanno sostenuto questa teoria della PAS, perché il CPU era uno dei nomi più in vista della corrente che sostiene questa cosa. Nel ricorso in Cassazione, questa è l'intestazione della sentenza, i giudici hanno detto che in ambito giudiziario non è ammissibile, non possono essere adottate delle soluzioni prive di conforto scientifico, perché sennò si fanno più danni di quelli che si pretende di evitare. Nonostante questo, il Ministero della Salute è la massima autorità sanitaria, Corte di Cassazione è la massima autorità giudiziaria, c'è gente che continua a sostenere queste teorie, e ci sono giudici che, questo è un parere mio molto personale, secondo me dovrebbero cacciare questi soggetti dalle aule dei tribunali, perché sostenere in un'aula giudiziaria un concetto non scientifico, io lo vedo qui,
sono degli avvocati, però io lo vedo come oltraggio alla giustizia. Sbaglierò, però insomma è una cosa oltraggiosa. Cioè pensate, io faccio CTP, consulenza di parte, anche in, che so, infortunistica stradale, invalidità, pensioni, eccetera, no? Se io mi presentassi al giudice dicendo che alla tale persona che io difendo va data la pensione di invalidità perché c'era una nuova malattia che ho inventato al momento, no? La sindrome del fannullone cronico. Cioè, secondo voi il giudice accetterebbe questa teoria o mi caccerebbe come dovrebbero essere cacciati certi soggetti? Però questi continuano a imperversare, purtroppo. È uscito il DSM-5, cos'è il DSM-5? È l'aggiornamento, la quinta edizione della classificazione americana dei disturbi mentali. E per molto tempo questi soggetti che sostenevano la PAS hanno continuato a dire: ma sì, la PAS entrerà, eccetera, ci entrerà come alienazione, ci entrerà come quell'altro. Noi abbiamo taciuto, aspettiamo le carte, perché ci piace vedere la realtà. Il DSM-5 è uscito a giugno 2013, questa è la versione inglese. Io ho il file PDF e l'ebook, e come sapete, chi ha conoscenze informatiche lo sa, no? Nei file PDF si può fare la ricerca di parole nel testo. Io ho messo come chiave di ricerca le parole parental alienation, che è alienazione parentale in inglese, e il computer mi ha dato questa risposta. Non esistono queste due parole nella classificazione internazionale delle malattie. Quindi non ha senso continuare a utilizzarlo, cioè non si può dire sì, non c'è, però si potrebbe vedere l'alienazione in quest'altra cosa. No, le classificazioni scientifiche, dico io, non sono dei testi ermetici, no, che poi devono essere interpretati e così. E quello è frutto della ricerca scientifica. Se la ricerca ti dice che questa condizione non ha ancora, come dire, le caratteristiche per essere considerato un disturbo mentale, non ne possiamo parlare come di un disturbo mentale. Sui motivi, perché poi uno si chiede: ma come mai professionisti, personalità, così, continuano a sostenere questi concetti? Allora, noi diciamo che il motivo principale è quello economico. Quello economico perché questi soggetti fanno soldi sia con le CTU, sia quando si tratta di confutare le CTU. Vi riporto due casi dei quali ho conoscenza. In un caso, alla madre alla quale era stata bloccata la PAS, praticamente lei si è rivolta poi a uno psichiatra per avere una relazione che confutasse questa diagnosi. Benissimo, questo collega le ha chiesto 500 euro di acconto solo per ascoltarla. Cioè, viene in uno studio, ti siedi, mi racconti il fatto, mi dai intanto 500 euro. Per la relazione che confuta la PAS, relazione può essere di 10-20 pagine, alla fine che cosa ci vuoi scrivere? 6.000 euro. Io pensavo fosse un caso isolato, dico, ma insomma non è possibile, sarà questo qui, è molto avido, eccetera. No, un mese fa mi ha telefonato un imprenditore di Venezia, e con il numero in chiaro, leggibile, quindi insomma ci credo, lo prendo per una cosa vera, il quale mi ha detto che nella sua vicenda hanno appioppato a lui, padre, la diagnosi di PAS, perché il bambino rifiutava di vedere la madre, che aveva grossi disturbi mentali in cura al CIM di Venezia, quindi riconosciuta dalla struttura pubblica, il bambino non ci voleva andare. Benissimo, il padre c'ha la PAS e ce l'ha il bambino. Si rivolge a uno psicologo per avere una relazione così, e questo gli chiede 4.000 euro, che mi sembra insomma anche una cifra così. Quindi, secondo me, continuano a sostenerla, Perché si fanno soldi con la PAS. E veniamo alle associazioni di padri separati, che insomma sono molto affezionati a questa concezione. Anche in quel caso c'è un grosso giro di soldi. Questo è, diciamo, un pezzo di un commento che è comparso su Facebook, scritto da un padre separato che aveva iniziato un atto di protesta e gli erano stati promessi dei soldi per poter realizzare questa protesta. A un certo punto lo hanno lasciato all'asciutto e lui ha pubblicato, come dire, questo post dicendo: ma avete idea di quanti soldi circolano in queste associazioni? Quindi uno dall'interno ha detto pubblicamente, insomma, che in queste associazioni circolano un sacco di soldi. Quindi anche loro, a mio giudizio, continuano a sostenere
queste cose qui sono unicamente per motivazioni economiche, ce ne potranno essere altre, però questo è molto importante. Di recente abbiamo notato questo, seguendo un po' le varie vicende, che le associazioni dei padri separati si sono buttate adesso sul discorso della mediazione familiare, che è una bella cosa la mediazione familiare, però deve essere fatta come si deve. Cioè non è pensabile che la mediazione familiare venga fatta da persone che non hanno una specifica competenza. Stanno sostenendo questa loro pretesa di mediazione familiare con una serie di progetti di legge, perché il loro sistema è questo: presentare a raffico progetti di legge. Noi abbiamo fatto una ricerca su questo sito, che riporta tutti gli atti parlamentari. Ce ne sono finora 23 progetti di legge, tutti identici. Cioè non è che si differenzino in qualche cosa, tutti identici, e vogliono istituire per legge la mediazione familiare obbligatoria anche nelle separazioni consensuali, che è una cosa allucinante. Perché la mediazione familiare? I conti sono facili, no? Il numero di separazioni sono circa 90.000 ogni anno, sono dati Istat. Ogni intervento di mediazione verrebbe a costare intorno ai 500 euro per ogni coniuge, quindi fanno 1.000 euro per ogni intervento di mediazione. Se lo moltiplichiamo per 90.000 separazioni, abbiamo un bel bottino, insomma, sul quale vogliono mettere le mani. Sì, dottore, vabbè, saltiamo. Vabbè, ci vorrebbe una legge, perché non esiste una legge per la mediazione familiare, quindi una legge ben chiara che definisca un pochino. Noi ci abbiamo pure ironizzato sopra, insomma, quando contrarre matrimonio è peggio che contrarre una grave malattia, perché ormai così sta diventando in Italia. Ma soprattutto mediazione familiare nei casi di violenza, che cosa si deve mediare, quanti pugni e quanti calci sono ammessi, cioè fatecelo capire. Vediamo i diritti legali. A febbraio del 2014 è stato entrato in vigore il decreto filiazione, è stato chiamato così, non ricordo tutti gli estremi, che ha introdotto un articolo che prevede l'ascolto del minore direttamente da parte del giudice. Finora i giudici non ascoltavano i bambini, si basavano solo sulle relazioni dei servizi sociali e del CTU. E questo lo saltiamo. Ora, io ho scritto questo perché ho un caso in cui il minore è stato ascoltato dal giudice, però il giudice non gli ha dato ascolto. Che significa il gioco di parole? Che il bambino ha detto delle cose, ma il giudice ha comunque deciso contro quello che il bambino aveva detto. Dopo l'ascolto del minore, che cosa è successo? Questo è un estratto della sentenza. Bambino allontanato dalla madre. Divieto alla madre per 45 giorni di avere qualsiasi contatto col bambino. Divieto alla madre di avvicinarsi ai luoghi frequentati dal bambino. Cioè, una cosa pazzesca. Divieto a tutti i familiari di linea materna di avvicinarsi al bambino. Il bambino aveva detto al giudice: sì, io con mio padre ci voglio stare, però voglio starci il tempo che dico io, da solo, senza la compagna che io non sopporto, e soprattutto non voglio dormire a casa sua la notte. Il giudice ha deciso così. E in questo caso era stato nominato il curatore speciale del minore, però se il curatore speciale del minore viene nominato dallo stesso giudice della separazione, secondo me è una situazione di conflitto di interesse. Arriviamo un po' alla fine, che c'è una cosa interessante. Va bene, saltiamo un pochino tutto questo, scusate. Dunque, devo solo mostrarvi una relazione psicodiagnostica per far capire come lavorano certe persone. Quindi, il caso è questo: coppia, conflitto, CTU che viene nominato, ed è uno dei pezzi grossi del giro dei CTU di tutta Italia, il tribunale è un tribunale importante italiano. Il CTU manda i coniugi dallo psicologo per la valutazione psicologica. Lo psicologo fa i suoi test, fa la sua relazione e la invia per email al CTU. Solo che dopo, alla fine della relazione, dopo la sua firma, aggiunge un'altra pagina con queste annotazioni. Il CTU, distratto, pieno di lavoro, perché questi fanno CTU a raffica, cioè una famiglia entra, l'altra esce, una cosa così, trasmette la relazione con queste annotazioni agli avvocati. Viene fatta subito l'istanza di ricusazione, perché qua il CTU sostanzialmente dice: nonostante quello che uscita i test, volendo possiamo accentuare questo, possiamo calcare la mano su questo, eccetera. Cioè, come se io mi vado a fare gli esami,
Poi l'analista chiama il medico curante e gli dice: senti, la glicemia è uscita a 90, la facciamo arrivare a 100, che ne dici? Oppure adesso il colesterolo c'ha 200, facciamoci 250, insomma a piacere, come così. È stata fatta l'istanza di ricusazione, perché insomma un caso eclatante di ricusazione è stata rigettata. Grazie per l'attenzione.